Queste persone sono sopravvissute all'11 settembre ed ecco perché sono ancora vive. Una donna era in ritardo perché la sua sveglia non è suonata in tempo. Un altro uomo è sopravvissuto perché era il suo turno di portare le ciambelle. Un altro era in ritardo perché era rimasto bloccato in un lungo ingorgo sulla New Jersey Turnpike. Una donna si è versata del caffè sui vestiti e aveva bisogno di tempo per cambiarsi. L'auto di una persona non partiva. Quella mattina un uomo indossava un paio di scarpe nuove, si era procurato una vescica ed era passato in farmacia per un cerotto. Ecco perché ora è vivo. Ora, quando rimango bloccato nel traffico o non arrivo all'ascensore, quando succedono tutte queste piccole cose che mi infastidiscono, penso a me stesso, che in quel momento sono esattamente dove Dio vuole che sia. La prossima volta che ti sembra che la mattina stia andando male, i bambini tardano a vestirsi, non riesci a trovare le chiavi dell'auto, sei fermo a ogni semaforo, non arrabbiarti e non ti agitare. Non sei in ritardo, non sei in anticipo, sei esattamente dove dovresti essere.